Buonasera a tutti da Meteogroane, eccoci ritrovati per le consuete previsioni del tempo valevoli per i prossimi 3 giorni. Innanzitutto guardiamo la foto del satellite, ecco quella attuale, vediamo come il corpo nuvoloso di oggi che ci ha interessato ha prodotto alcune piogge, le ha prodotte in maniera minore di quanto previsto e questo appunto proprio una delle difficoltà della previsione è proprio riguarda le piogge, riguarda le precipitazioni in genere. Perché? Cosa è successo? Perché vedete, questo ammasso nuovoloso sull'Iberia, sulla Spagna, era quel nocciolo freddo che si era formato a seguito della discesa dal nord-est, cioè dalla Russia, dalla Siberia, dell'aria fredda. Quest'aria fredda si è colmata e ha dato origine a una zona di bassa pressione proprio sulla penisola iberica e qui però è rimasta abbastanza stabile. Non ha fatto progressi verso ovest, o quantomeno ne ha fatti in maniera minore di quanto previsto. Ecco perché le precipitazioni sulle nostre zone sono risultate minori di quelle previste. Le prossime carte per i prossimi giorni andiamo subito a vederle. Ci mostrano la carta al suolo per domani, il 31, ecco, vedete, la depressione sulla Spagna, Spagna e Portogallo si dirige, cioè torna quasi indietro, potremmo dire, praticamente dalle isole Baleari, dove era posizionata oggi, torna un po' quasi indietro e la perturbazione connessa, anch'essa si sposta verso sud. Se guardiamo la carta del 1º aprile, carta al suolo, ecco, vediamo che la perturbazione si è spostata ancora a sud, mentre l'area di bassa pressione insiste ancora sulla Spagna. Quindi sulla Spagna lì ci sarà ancora del tempo perturbato. Noi saremo agganciati invece da questa alta pressione presente nel nord-ovest Atlantico che con una sua lingua la proietterà verso praticamente l'Europa centrale, quindi anche l'Italia settentrionale e le zone del parco, chiaramente. Adesso andiamo a vedere, ecco, i modelli che cosa prevedono. Il modello di Reading che voi vedete qui in sovraimpressione per martedì 31, cioè domani, prevedono appunto, vedete ancora quello che vedevamo dal satellite e anche dalla carta al suolo. Un'area di bassa pressione insistere sulla penisola iberica, mentre noi, che siamo nel nord Italia, nell'area del Parco delle Groane, saremmo interessati un po' d'aria fresca, ma tutto sommato la pressione è in aumento, con una pressione in aumento. Mercoledì 1 aprile, ancora l'area di bassa pressione insiste sulla Spagna, anche se in maniera minore, e noi veniamo un po' più abbracciati dall'area di alta pressione che vi dicevo prima. A 72 ore, giovedì 2 aprile, ecco qui che si sposta un pochino di più l'area di bassa pressione, ma sempre però diminuendo la sua consistenza verso le isole Baleari, ma per le nostre regioni non produrrà nessuna precipitazione. Passiamo ora alle previsioni per le prossime 3 giornate. Per domani, 31 marzo, martedì, avremo un cielo coperto al mattino, poi che si apre, ma sempre con una presenza di nuvole, maggiormente aperto verso la sera. Temperature minima più 4, massima più 10. Mercoledì 1 aprile, ancora nuvole sparse, mentre la sera notte meno nuvole, più 6, più 12 le temperature, in aumento. Giovedì 2 aprile, al mattino e al pomeriggio ancora nuvole sparse e alla sera il cielo sarà ancora poco nuvoloso o quasi sereno. Temperature più 2, più 14, inflessione la minima, in rialzo la massima. Per questa sera e per questa previsione è tutto, vi ricordiamo di visitare il sito meteogroane.it.